diversa, però fa parte della collezione Pinocchi, che ho studiato, che ho avuto l'occasione di studiare, perché in realtà, malgrado che Milano abbia una storia lunga, come vi dicevo, travagliata, pochissimi sono i disegni che ci sono rimasti. Nella storia poi del teatro a Milano c'è proprio una grande lacuna, che è questo famoso plafond, cioè il soffitto di Rico Salvi, questo famoso soffitto bellissimo, che è andato distrutto insieme alle decorazioni interne naturalmente quando il teatro è stato bombardato, e per il quale doveva esserci una corposa documentazione, perché in realtà Salvi ha avuto l'incarico dopo un concorso e erano stati interpellati altri quattro artisti, Domenico Morelli, Rocco Ferrari, Diana, esatto, Diana che probabilmente è autore tra l'altro di queste, quindi c'è proprio un lungo, abbastanza, diciamo, doveva esserci una documentazione molto significativa. Di questo bozzetto, io non ho mai visto il bozzetto, dicevo che Enzo Lepera nel suo volume d'arte di 800, che poi Enzo Lepera sapete che è un po' l'esperto, no? Di questioni proprio di 800 calabrese, parla di questo bozzetto in possesso degli eredi Salvi, però di fatto non l'abbiamo, io non ho mai visto, non è stato mai pubblicato, altrimenti ve l'avrei riconosciuto. Sicuramente questo bozzetto però ovviamente ha a che fare, tratta il tema del bozzetto, l'allegoria delle arti. Come era d'uso ovviamente in tutti i teatri, siamo alla fine dell'Ottocento, quindi siamo proprio nel passaggio fra 8 e 900. Salvi è una personalità di grande rilievo, ancora diciamo questo nodo storiografico deve essere sciolto. Ritornando invece al Rendano, l'idea di farvi vedere questi disegni è perché è abbastanza, appunto, sono abbastanza rari, non sono disegni di grande pregio, perché certo i bozzetti dei pittori erano un'altra cosa, però sono disegni che in qualche maniera documentano una fase di cantiere importante, che è la fase in cui l'edificio viene realizzato, ma quindi la struttura architettonica viene realizzata, ma era completamente mancante delle decorazioni interne, quindi di tutto quell'apparato di stucchi, dorature, velluti che caratterizza poi ancora i nostri teatri sostanzialmente. Di questo, quindi della redazione di questo progetto interno, si fa carico il comune di Cosenza, si fa carico questo ingegnere Calandra, che è questo che ho studiato io, il quale da ingegnere secondo me fa quello che può, nel senso che ovviamente un plafond fatto da un artista come Salvi è una cosa, un plafond fatto da un ingegnere di provincia per quanto esperto è un'altra cosa, però comunque utilizziamo questi disegni come fonti, quindi quelli che vedete sono disegni 1895-1898, progetto di completamento che poi verrà stravolto proprio perché ci sarà questo concorso fra vari artisti, quindi questa è una proposta ma che non troverà attuazione. La cosa interessante è che il disegno del plafond della platea, quindi io lo chiamo plafond, il soffitto, ha esattamente una riproduzione esattamente un'allegoria delle arti. Quindi bene, poi probabilmente avrebbero dovuto essere rappresentate Euterpe, musa della poesia lirica, Talia, musa della commedia, della poesia giocosa e dell'idillio, e Melpomene, musa della tragedia. Questa che invece è rappresentata è Tersicore, musa della danza e della poesia corale, ritratta con la lira tra le braccia. Questo era ovviamente il soggetto, era appunto abbastanza tradizionale rispetto nella decorazione, appunto nella iconografia teatrale di fine Settecento, di fine Ottocento, inizio Novecento, e doveva essere realizzato con questo sistema a guazzo e poi tutta una serie di stucchi realizzati molti in cartapesta.